comunione con tutti i fratelli e sorelle, specialmente i più poveri e bisognosi di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere e le orazioni e i sacrifici di questo giorno, perché la novità della Pasqua ci apre all'esperienza di perché la novità della Pasqua ci apre l'esperienza di comunicare la vita nuova e di scoprire la presenza del risorto in ogni realtà. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che te ricordiamo e per quanto a te non ricordo, in particolare per i figli della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, il mio sacrificio carissimo, le preghiere e le azioni, le gloria e le sofferenze di questo giorno, e la salvezza dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia del Spirito Santo, a gloria del in particolare preghiamo per una maggiore diffusione di una cultura della non violenza che passa per un sempre minore riposto alle armi, sia da parte degli stati che dai cittadini. Preghiamo affinché siano create opportunità di lavoro per i giovani che consentano loro di realizzare i propri sogni, impegnandosi con coraggio e generosità per un mondo migliore. Cuore di Gesù, tra figli del proclamato a vita risorta, colma della tua grazia il cuore dei tuoi nemici, perché siano efficaci strumenti di speranza e di salvezza. Perché possiamo sostare con Maria ai piedi della croce e poi accompagnati da lei annunciare la gioia della risurrezione del suo Figlio. Vieni Santo Spirito, manda a noi al cielo l'alto della tua luce, vieni Padre dei poveri, vieni adore dei doni, vieni luce dei cuori, porto la gloria del perfetto. Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica di riposo, nella caduta di vago, nel pianto composto, o luce bellissima, infatti nell'intimo, il cuore dei tuoi fedeli, senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa, lava ciò che è sobrio, bagna ciò che è aridio. Amate ciò che è sacro, pietra ciò che è liquido, scalda ciò che è tenero, brizza ciò che è fiato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano, i tuoi santi uomini, dona le tue pene, dona morte santa, dona gioia eterna. È la mia bocca proclami la tua lode. Venite adoriamo Cristo Signore, per noi ha sofferto tentazioni e morte. Siamo stati creati per la gloria del tuo nome, redenti dal tuo sangue sulla croce. Sei nato dal sigillo del tuo spirito, noi ti lodiamo, salvaci, Signore. Tu senza le catene della colpa, proteggi i miti, libera gli oppressi e conduci nel cielo e per i pascoli, il
il popolo che crede nel tuo nome. Sia lode e onore a te, pastore buono, luce radiosa dell'eterna luce, che vivi con il Padre e il Santo Spirito, nei secoli dei secoli, glorioso. Amen. Allora, sediamoci. Vi prego una cosa. Una cosa importante. Allora, quando c'è qualcosa, riflettiamo su. Ho iniziato con questo. Per quale motivo il Signore ci ha creati? Per essere felici. Sì, c'è una cosa molto interessante. Creati per la gloria del tuo nome. Nome uguale persona, per la gloria del tuo nome. Adesso bisogna sbucciare la parola gloria, cosa significa. Sì? Ieri, quando... Manifestazione. Durante il scritto della Bibbia, la cosa che mi ha colpito è che Dio ha creato l'uomo a sua immagine. Perfetto. Quindi noi siamo immagine di Dio. È questo. Gloria di Dio. È questo, proprio questo. Allora, creati per la gloria della tua persona, cioè dire, dobbiamo noi trasmettere, riverberare con il nostro modo di vivere come Dio ci ha creati per amore, e noi manifestiamo nella nostra vita l'immagine di Dio. Se ci comportiamo da cafoni, noi diamo l'immagine sbagliata di Dio, siamo una stortura, diventiamo un'immagine, dico, corrotta di Dio. Non è questo Dio. L'uomo malvagio è il caos prima ancora della creazione, cioè sfigura il volto di Dio. E difatti nella passione di Gesù è il volto sfigurato di Cristo, immagine presente di Dio Padre, perché il figlio di Dio è diventato figlio dell'uomo, quindi una presenza nella storia di come Dio ci ama, riflesso del volto del Padre che è nei cieli. Quindi Gesù diventa la presenza significata, presenza concreta del volto invisibile di Dio Padre. Per questo nella passione di Gesù dice un verbe d'uomo, non è il volto come sfigurato, un essere che non è riconoscibile, non è più riconosciuto. Così è, uno comprende che cos'è il peccato, cosa fa di noi il peccato. Un volto sfigurato di Dio. È bello questo. Ecco, per creati per la gloria del Signore, e la gloria di Dio è l'uomo che vive in grazia di Dio. La gloria di Dio è l'uomo che vive nella grazia di Dio, vive ascoltando, meditando, facendo proprio quello che lui ha parlato. E poi dice così, deve spezzare, lui è venuto per spezzare le catene della nostra colpa, perché ogni peccato ci rende posseduti dal demonio. Chi commette il peccato è schiavo del peccato, e lui è venuto a spezzare queste dipendenze. Nessuno può prendere il posto di Gesù nella nostra vita, nessuno. Chi è sposato come se non lo fosse, chi possiede come se non possedesse, chi piange come se non piangesse e chi gioisce come se non godesse. Perché noi apparteniamo a Cristo, al di sopra ogni altra cosa. Ecco per quale motivo dobbiamo fare ogni cosa per amore di Gesù e al di sopra delle cose che noi facciamo. Ti amo Gesù nelle cose che sto facendo e al di sopra di quello che sto facendo. Cioè di non mi devo, io ti offro quello che sto facendo, devo farlo con amore e con perfezione, ma al di sopra di quello che sto facendo, perché sono superiore a quello che sto facendo, devo manifestare a Lui tutta la gloria. Allora ci aiutiamo a riflettere, dobbiamo riflettere, ogni parola si schiude dentro nella riflessione
e nello Spirito Santo tanti valori, tanti significati, tanta profondità straordinaria che ci trasforma. E senza il silenzio è impossibile, ecco perché ti condurrò nel deserto e lì parlerò al tuo cuore. Il deserto significa non le sicurezze umane, nel deserto non c'è nulla di sicurezza umana, assolutamente, non c'è. C'è il sole che ti picchia, c'è l'aridità del suolo, non c'è nulla se non Dio. E nel silenzio incominci a riflettere il valore della tua esistenza. E questo lo dice nel Salmo 8. Sì? Che cos'è mai l'uomo perché di lui ti ricordi? Lo leggo. Che cos'è mai l'uomo perché di lui ti ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne cure? Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio e di gloria e di onore lo hai coronato. Gloria e onore, capite per quale motivo c'è stata la ribellione degli angeli nel cielo? Perché ha scelto una donna mortale per essere madre di Gesù. Come? Ci sono tanti arcangeli qui. Ci sono io Lucifero e io ho scelto un essere imperfetto che ti ha tradito. Ecco perché la ribellione, l'orgoglio dell'uomo è quello di dare giudizi e di correggere Dio che conduce la storia. Il Signore, perché hai fatto così? Perché hai fatto così? Peppino, pace a te. Insieme ad Angela e insieme a Miriam, piccolina. Grazie, grazie perché sei venuto per ascoltare la parola di Dio. Non ascoltare nessuno, ascolta Gesù e basta. Capito? Questo è prezioso. Non ti lasciare mai abbindolare da nessuno. E se c'è qualcuno che viene da me ti dico come ti... Io mi ho scritto. Ma poi mi devi dire una cosa, oggi che cosa devo fare? Perché per prima ne faccio c'è anche nessuno. Non puoi fare niente, perché si deve fare durante la Santa Messa. Ah, e quindi niente. Stamattina solamente. Sì, solamente si può aprire solamente il tabernacolo e basta. Dite i vespri, dite, ma non si può fare oggi pomeriggio, non si può fare la comunione perché saremo riuniti dal Vescovo per celebrare l'unzione, cioè della consacrazione degli oli. E quindi poi, di mattina mangeremo? Stamattina lo facciamo, stamattina, però siccome c'è la consacrazione degli oli, dei famosi tre oli famosi, catecumenale degli infermi e del crisma. No, solamente Santo Rosario, Santo Rosario, Coroncina, Vespri e basta. Mi raccomando, un bel commento ai santi. Domani mattina non c'è messa, non c'è domani mattina non c'è messa. Non ci può essere perché giovedì santo, venerdì santo. Grazie, brava, brava. Ma zitto che è così. Sì. Ringrazio il Signore, no? Ringrazio il Signore. Perché fai un servizio. Ho studiato, mi sono andata a rileggere. Bravissimo, bravissimo. Allora andiamo, scusate. Siamo sabato e mercoledì santo. Può fare la comunione, Lauretta deve andare via. Sì, aspetta un'altra Lauretta. Prima ora la verifica. Prima ora la verifica. Ah, verifico. No. Va bene, facciamo la comunione. Confesso a Dio Onnipotente e voi fratelli, tutto peccato in pensieri. Grazie a tutti.
dei tanti che contenta la vita eterna. Amen. Il Signore onnipotente e misericordioso che concede la vita eterna, assoluzione e perdono dei vostri peccati. E Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, vieni a pacificare la tua mensa, ma ti soltanto una parola e io sarò salvata. Sono convinto di cui Cristo è il nostro cibo, si perpetua in memoriale della sua vita, anche di cuore di grazia, nel mondo a perpetuo della gloria oppure della benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Figlio Santo, distribuita tra di voi e con voi vi manca sempre. Amen. Allora andiamo 39, allora le antifone, bisogna scrivere, Giovanna per favore non prendere il vizio di metterti lì, perché poi ti devo sforzare per mettere nel tuo posto. Scusa, perché quando non c'è Anna, mettiti tu, non c'è un'invasione, no? Prendi il libretto rosso, devi scrivere, ce l'avete qua. Dove? Allora, attenzione, buona giornata, iniziamo, guardate, qui parla l'intimo del proprio cuore, il profondo del nostro essere, è lì dove nessuno vi può entrare, nessuno, se noi non vogliamo nessuno entrerà. Purtroppo quando uno commette il peccato tutte le forze di difesa vengono tutte distrutte e l'uomo diventa zimbello, nemmeno di se stesso, perché non è più capace di gestire la propria esistenza, assolutamente. Stamattina mi ha colpito questo giovanissimo qua, che addirittura alla fine io non credo in Dio. Io gli ho messo, quando alla fine gli ho messo le mani sul capo, non è che si è confessato, no, ma era uno sfasato. Guardate la il peccato, che cosa combina? Distrugge la giovinezza di una persona. Ma è quello lì. Questo è l'incarnazione di qualcosa che ha rifiutato Dio. E siccome era costernato, il pianto, la disperazione,
nessuno mi vuole, mi hanno abbandonato di qua, tutti, ma tu c'hai, i tuoi genitori ci sono? No, e i tuoi fratelli e sorelle? No, ma non ce l'ha però. Dove abitavi prima? A cosa? A Fontanelle. Quindi una casa. Quindi una casa c'è. Allora, io ho messo le mani sul capo e ho detto l'Ave Maria. Ave Maria. Ah. Ho chiamato la Madonna. Signore, toccagli il cuore. Piena di grazia. Ah. Faceva così. Sì, io l'ho visto, sì. Ma fino alla fine, allora. Se, poi alla fine, se, io non ci credo. Però è venuto. È venuto per denaro. Vuole un paio di scarpe che non sa nemmeno il numero della misura delle scarpe. Capite? Ma poi arrogante. Cioè, guardate, diventiamo pezzenti, meschini, angosciati, disperati. Senza patria, senza famiglia, senza nulla, senza niente, senza punto di riferimento. Questo è il peccato. Siamo ai limiti estremi. Ma secondo me perché non ci sta con la testa? E perché? Il peccato cosa fa? Il peccato si distrugge la mente umana. Non è coerente nelle risposte. Non è il problema. No. Io dico, distaccati da Cristo, se rimanete in me, porterete frutto. E uno che rifiuta Dio, abbiamo le larve umane, veramente persone che non, come di brutti, così è. Capite per quale motivo il Signore sulla croce ha scatenato la sua ira contro il peccato che rende gli uomini veramente come i vermi. Soggetti alla disperazione. Per questo Gesù è venuto, per questo, per liberarci, per questo. Quando sentiamo nel telegiornale tutti questi omicidi, tutto questo sangue, questi bombardamenti, è perché l'uomo si è allontanato da Dio. Comincio a comprendere, grazie Gesù che sei venuto, però chi ti accoglie si salva, ma chi ti rifiuta si danna. Per questo non possiamo essere indifferenti per i nostri fratelli che sono così nell'angoscia, disperati. Fa tanto pena perché fa tanto male. Un individuo di questo è capace di tutto, di ucciderti pure, pur di prendere 4 soldini. Stai crescendo, carissima Chiara, perché devi aiutare Gesù a salvare le anime. Grazie perché ci sei, grazie perché sei ubbidiente, grazie perché ogni mattina con quanti sacrifici tu vieni e quando sarai grande tu darai tanto aiuto agli altri. E c'è un'altra bambina che sta crescendo, Miriam, pure. Bene. La pillola. Guardate perché la nuova pillola dia effetti diversi. Ignazio, sì, per particolare, 51esimo anniversario di matrimonio. Forza, Antifone, salmi. Nell'intimo, siamo partiti nell'intimo, quando l'intimo è fuori fase, sfasato, fuori di sé, ecco fuori di sé, non è come dire, composti sui, è scomposto dentro di sé, non sa gestire la sua vita, e cammina così, un avventuriero terribile, lontano da Dio è così,
non ha più punti di riferimento, le coordinate che ti fanno guidare bene la vita, tormentati, angustiati, di qua. Senza la parola di Dio non c'è luce, non possiamo camminare bene, siamo tormentati da dubbi, da incertezze, andiamo cercando di qua. Nell'intimo soffriamo, aspettando che cosa? Il recupero di ciò che abbiamo smarrito, redenzione del nostro corpo. Mens sana in corpore sano. Quando il cuore è pulito, anche il nostro corpo va benissimo. C'è l'equilibrio, la bilancia è qui, è questo. Non siamo divisi, il corpo da una parte e l'anima dall'altra parte. Siamo in armonia. Quando l'anima nostra è in distretta, è flagellata, non curata, non nutrita, la nostra anima, il corpo ne risente, anche se fanciuto. Questo è quello che mi diceva, mi sono per ora pieno, bello. Andiamo. Elvira scrive, non so se la dobbiamo scrivere. Sì. Buongiorno a tutti, provo a seguirvi da casa, ma ci sono tanti turisti, ospiti in giro e non è facile. Ora come farò? Si accettano consigli, grazie. Sì, allora consigli, fai quello che è possibile fare, il resto lo compie il Signore sempre. Dobbiamo scrivere questo. Basta la tua buona volontà ed è bello quello che ci stai dicendo. Questa è un'esortazione anche per gli altri. Quando ci sono momenti in cui siamo impegnati per urgenza, allora facciamo quello che possiamo, perché il resto, il vuoto, lo riempie Lui. Dobbiamo avere una grande fiducia, perché il Signore è comprensivo. Noi siamo tanto ristretti, ma lui è più grande, è magnanimo, comprende la nostra, può essere la nostra necessità anche, no? Ti salutiamo tutti, carissima Elvira, perché sei nel nostro cuore, così come quando eri nel cuore dell'Africa eri anche nel nostro cuore. Forza? Nell'intimo soffriamo, aspettando la redenzione del nostro corpo. Ho detto che cosa? Vigilerò sulla mia condotta, per non peccare con la mia lingua. Metterò il morso alla mia bocca, finché ho davanti il malvagio. Se uno non prega così, non ci sarà questo l'autocoscienza di sé, l'autocontrollo di sé. Se non c'è questa preghiera, vigilerò sulla mia condotta. Ho detto, metterò, perché? Per quale motivo? Perché, Signore, voglio agire come Tu mi suggerisci e mi esorti di fare. Insieme, ammutolito, in silenzio tacevo, ma a nulla serviva. E più acuta si faceva la mia sofferenza. Quindi noi sperimentiamo la nostra debolezza, e in questa debolezza noi gridiamo di più: vieni il nostro aiuto, non ci riesco, perché io invano mi trattengo, poi sbufferò. Allora, Signore, sostienimi, non facciamo di testa nostra, dobbiamo morire agli istinti, che sono potentissimi, perché il nervosismo, le tensioni possono vincere questi momenti in cui dell'autocoscienza di noi stessi. Allora dice: mi ardeva il cuore nel petto. A ripensarci è divampato il fuoco. Forza. Allora ho lasciato parlare la mia lingua. Fammi conoscere, Signore, la mia fine, quale sia la misura dei miei giorni, e saprò quanto fragile sono. Capite? Pensando che io morirò, il mio corpo decederà, scenderà e morirà, allora devo questo dire, ma perché devo fermarmi e distruggere me stesso in questo momento, quando io devo attendere qualcosa di grande nella mia vita, e non voglio autodistruggermi prima del tempo. Allora, ecco. Di pochi... Io? Sì, non insieme. Ecco,
Ecco di pochi palmi hai fatto il mio giorno, e un nulla per te la durata della mia vita. Sì, è solo un soffio un uomo che vive, sì, è come un uomo che passa, sì, come un soffio si affanna, accumula e non sa chi raccolga. In questa estrema debolezza io devo gridare aiuto, vieni e mi aiuto. In te la mia speranza, liberami da tutte le mie iniquità, ecco, delle mie forze avverse che mi distruggono. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nell'inghino soffriamo, aspettando la redenzione del nostro corpo. Ascolta la mia preghiera, Signore, non essere sordo al mio pianto. Capite quanto è importante la preghiera? Guardate, Marcella cosa ha fatto? Ci ha dato una testimonianza bella ieri. Stanotte ho sognato che la gente al posto del telefonino in mano aveva il rosario. I visi erano raggianti, se solo si capisse quanto è dolce e consolante avere Gesù, sempre così. E forza. Questa è la forza nostra. Allora, quando siamo in distretta, quando siamo calpestati, quando le cose veramente sono incombenti, impossibile portarli, che ci schiacciano, la preghiera è questa. Come, guardate, datemi un punto di appoggio e hanno l'applicazione di questo principio, abbiamo le gru. L'applicazione di questo principio di Archimede, abbiamo le gru. Ci sollevano centinaia di migliaia di tonnellate. Noi siamo schiacciati dal nostro nulla. Noi siamo polvere e cenere. Noi ci siamo, ma domani non ci saremo. Il nostro corpo è fragile, è debolissimo. Allora, lasciamoci sollevare, l'abbiamo visto nella prima parte di questo Salmo, la nostra fragilità, la nostra debolezza, questa incapacità di frenare la nostra ira, la nostra impulsività. Allora, preghiamo. Ecco l'esperienza. L'esperienza è questa. Allora, la preghiera diventa come la gru che solleva il peso che mi schiaccia, la preghiera. Chi è che l'ha detto? Santa Teresa, il bambino Gesù. Dice così, la preghiera per me è stato come quella forza dirompente che ha sollevato il peso della mia debolezza. Come disse Archimede, e l'ho detto, ha detto così, Archimede, niente meno, una ragazza del nord della Normandia che conosce un siciliano, Archimede di Siracusa, e dice e applica questo, il principio, la forza della preghiera nel principio, datemi un punto di appoggio, vi solleverò il mondo. Ecco perché si fa, quando si fa esperienza della preghiera, si vive bene anche nel peggiore degli ambienti. Nel peggiore degli ambienti. E qui mi viene in mente quel Giuseppe Conti. Dillo tu, Giussi, che l'ho ripetuto parecchie volte. Giuseppe Conti, che è stato preso come mafioso e con la pendenza dell'ergastolo. Allora, dillo. No, no. La storia di Gesù. La storia di... Ecco, ho incontrato Gesù Cristo. Grazie al... Allora, ho incontrato Gesù Cristo. Allora... Grazie all'esperienza che ho avuto in carcere. Sì. E ringrazio il Signore di essere venuto in carcere con tutte le disgrazie. Perché qui ho trovato Gesù Cristo e sto vivendo e sono felice di vivere qui perché ho incontrato Cristo. Capite?
Io non permetterebbe il male se non fosse capace di trarre dal male anche e dell'esperienza. Questa è l'esperienza. Dal male. E il Signore tira fuori il bene. E non permetterebbe il Signore il male se non fosse capace di tirar fuori dal male il bene. Noi invece non ci crediamo in questo, ci lasciamo travolgere dal male, dalle situazioni incresciose che ci sono. Ho incontrato qui Gesù e sono felice. Ecco per quale motivo, quando uno possiede Gesù Cristo, vive bene anche nelle situazioni più incresciose che mi ha creato mio marito, mia suocera, mia cognata, mia zia o via di quelle che ci sono a fare inverno nelle nostre case. Gisella, infatti, sì, ciao, buona giornata e una benedizione per la mamma tua. Ciao. Grazie Marcella. È qui Marcella. Oppure la preghiera è come una chitarra con le corde scordate che si accordano, diceva Francesco Rosini. Sì. Sì, quando uno è scordato sì. Possiamo mettere in armonia le corde nostre. Sì, sì, sì. E allora ci mettiamo in armonia. Sì, vero. L'ho detto stamattina, che la preghiera è come una chitarra con le corde stonate. No, accordate. Scordate. Quanto sei scordato, quando sì. Sei sfasato, sfasato, quando sei fuori di te, quando sei spostata, no? Sì. Allora, la preghiera ti dà l'accordo, spostata. L'armonia, sì. Ti mette nell'assetto giusto. Sì. Nel giusto posto sì. E poi suonare l'armonia della, sì. Della vita, che bello. Qua dice Giussi... non siamo soli Salvatore, non sentirti solo, perché ti senti solo all'angolino lì non sentirti solo. Pietro non tornare mai indietro, sì. Entra avanti, sì. Qua Giussi scrive, forse sarà Giussi di Aragona, non mi ricordo. Giussi? Io quando non posso in diretta, lo ascolto ogni momento della giornata. Che bello. E mi sento sempre in vostra compagnia e quella di Gesù e la Madonna. Giussi è quella che ha adottato un bambino. Ce l'aveva già uno, Raffanale. E chiede un altro di essere madre di tre bambini, meraviglioso. Sì. E stiamo pregando per lui, per lei. Allora, versetto 8. Allora sì, il versetto 8. Ora, che potrei attendere, Signore? E in te la mia speranza, forza. Liberami da tutte le mie iniquità, non fare di me lo scherno dello stolto. Ammutolito. Non apro bocca perché sei tu che agisci. Capite? Allora, mi affido a te. Ammutolito, mi fermo, perché sei tu che ti prendi cura di me. Questo è il versetto di piena fiducia, riversare nel cuore di Dio tutte le nostre preoccupazioni, perché Lui si prende cura di noi. Quando vediamo che un dottore non si prende cura di noi, cambiamo dottore. Ma Lui, quando ci promette una cosa, la mantiene, prende cura di noi, scusatemi se lo ripeto, perché noi siamo impenetrabili tante volte, non riusciamo ad avere questa sensibilità per cui il Signore veramente ci cura di noi. Allora, aspettate, faccia a te Daniela, intanto Teresa, facciamo gli auguri a Teresa, facciamo gli auguri a Teresa perché oggi inizia il cammino di consacrazione.
però non puoi andare a casa senza che ti dia quello che devi fare. Tieni questo qui, dovevo riceverlo ieri, ma ieri come al solito mi dimentico le cose. E salutiamo la nostra sorellina, come si chiama? Diglielo. Sono una pentita, però se potrebbe riuscire a uscire. Maddalena. Silenzio. Il nome dice tutto. Maddalena è Santa Maria Maddalena, che abitava a Magdala. Adesso abita qui ad Agrigento. Andiamo. Maria Pia, facciamo un applauso, forza. Vieni qui, Maria Pia. Maria Pia. Finalmente a casa. Che bello. Mi sei uscita dal telefono. Questa è una maestra, un'insegnante di Torino. Doc. Di Torino, che viene qui, cioè ci accompagna, cioè ci segue da Torino. Adesso finalmente è tra di noi. Sì, e sì. Ti presentiamo Maddalena, guarda un pochino, fai salutarla, sì. Dagli la mano. Che c'è da... C'è cosa? Aspettiamo o no? Se aspettiamo non finisce più. No, confesso a Dio onnipotente. E a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato, pensieri, parole, sopravvissuto. Mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio Onnipotente. Se voi amate la Chiesa, se voi amate il sacerdozio sia ministeriale come battesimale, perché c'è un doppio sacerdozio che ha come radice l'unico sacerdote che è Gesù. Allora il sacerdozio ministeriale, noi abbiamo il ministero di sciogliere i peccati, di perdonare, di celebrare il mistero eucaristico
e voi avete anche la compartecipazione sacerdotale nella preghiera di intercessione per la conversione dei peccatori e offrire sacrifici e offerte al Signore per la conversione dei peccatori. Se amate la Chiesa, se amate il sacerdozio di Cristo, il sacerdozio ministeriale e anche regale, dovete, non potete mancare alla Santa Messa del pomeriggio nelle vostre parrocchie. Noi faremo domani la celebrazione eucaristica dell'istituzione dell'Eucaristia, poi della carità, perché nasce dal sacerdozio, dal ministero, dall'incorporazione in Cristo con il battesimo, che noi dobbiamo amare come Cristo ci ha amati, dell'amore, servizio dei poveri e della profezia, dell'annuncio della parola di Dio. Se non amiamo Gesù Cristo e non andiamo a messa giovedì, noi abbiamo fallito, cioè dire, come se non conoscessimo pienissimamente il mistero dell'incarnazione di Gesù Cristo. Cioè, è un peccato di omissione, anche se non è obbligatorio, però noi che ci nutriamo di Cristo, ci nutriamo dell'Eucaristia, non possiamo nemmeno ricevere l'Eucaristia nei tempi ordinari. Noi ogni giorno riceviamo l'Eucaristia. E se noi non andiamo alla sorgente da cui scaturisce questa presenza che ci nutre giorno per giorno, noi siamo incoerenti. Scusatemi, non dobbiamo, come quando noi dice compleanno, faccio il compleanno, e io mi ricordo il compleanno, quando è iniziata la mia vita, o no? Quando è iniziata per me ricevere l'Eucaristia, prima comunione? È iniziata l'Eucaristia quando Gesù ha istituito l'Eucaristia. Questo è il mio corpo, dato in sacrificio per voi. Questo è il mio sangue, carice del mio sangue, versato per la remissione dei peccati. Sono due momenti in cui noi siamo nati. E il Signore sarà sempre con noi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Non ci lascerà mai soli. Siamo noi, Lui, noi che lasciamo Lui solo, solo. Allora incominciamo a riflettere per bene cosa significa il triduo pasquale. Giovedì santo, venerdì santo, sabato santo, e la sera delle 21 che noi faremo noi il lucernario con i rametti di ulivo e palmette dell'anno scorso secche, qui alimenteranno il fuoco, comunque con tutto il resto, cioè, comunque è molto importante. È lì che dobbiamo passare dalla nostra fede alle opere, perché la fede senza le opere, senza passare con coerenza quello che lui ci dice, è morta. Si dica, non hai fede. Come si fa a comprendere, scusa, come si fa a comprendere che uno ha una fede viva? Nel momento in cui io compio le azioni con coerenza a quello che lui mi dice. Grazie. Giusi, ecco, l'abbiamo detto, Loredana Bufo, la preghiera mi ha cambiato da quando sono tornata da Međugorje. Sono tornato con una luce nuova. Prima mi lamentavo sempre, ora invece prego e offro in silenzio. Ci sono persone che stanno peggio di me. E preghiamo per quelli che sono scoraggiati, poveretti. Venera da Caltanissetta ci saluta. Ecco, ci saluta Venera di Caltanissetta e merita anche il nostro saluto. Sì. Alzati e salutiamo. Vi auguro una santa settimana. Perché viene spesso anche da Caltanissetta. Ricordo quando ha seguito la lezione divina. Saluta. Ciao Venera. Sì, Maddala. Allora sì, dunque
quando ci ha seguito prima in Instagram, poi ha fatto vedere anche, l'ha comunicato ai suoi sacerdoti, quando a un certo punto, dopo qualche mese così, è venuta da Caltanissetta, ci ha guardati tutti, io adesso sono in mezzo a voi. Beh, guardo la mia famiglia, conosco la mia famiglia. È scritto che ci ama tutti. E ci ama tutti, dice, è in diretta. Grazie. Tanti auguri di buona Pasqua. Allora, va benissimo. Allora, vediamo fiorente come un olivo. Ascolta la benedizione. Forza. Versetto 11. Versetto 11. Allontana da me i tuoi colpi, sono distrutto sotto il peso della tua mano. Castigando le sue colpe, tu correggi l'uomo, corrodi con un tarlo i suoi tesori. Sì, ogni uomo non è che un soffio. Ascolta la mia preghiera, Signore. Io grido, non essere sordo dalle mie lacrime, perché verso di te io sono forestiero, ospite come tutti i miei padri. Distogli da me il tuo sguardo, che io possa respirare prima che me ne vada e di me non resti più nulla. Gloria al Padre, Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ascolta la mia preghiera, Signore, non essere sordo al mio pianto. Attenzione, allora dice, è il grido dinanzi alle situazioni in cui si trova, allora la preghiera da sussurro, da implorazione diventa grido, perché abbiamo bisogno urgentemente del suo aiuto. Vedete allora come tante volte, tante persone sono venute a dirmi che lo sguardo di Gesù, di Sor Faustina, misericordioso Gesù, il volto di Cristo Gesù è misericordioso, ha uno sguardo di rimprovero. Molti me l'hanno detto. Quando lo vedo, il Signore non è contento di me. Sono un po' richiamato un po' dentro di sé, perché in fondo lo sguardo di questo volto veramente bello, che lo presenta al vivo anche il volto di Gesù, rimprovera il nostro cuore. Guardate il versetto 14 che abbiamo letto, proprio questo. Guardate, certi versetti camminano dentro la nostra realtà, i nostri stati di animo. Quando siamo contenti, quando il volto di Gesù ci guarda con compiacenza, così come quando il sacerdote disse a Santa Teresa, al bambino Gesù, quando ha fatto la sua prima confessione, disse: ti devo dire che Gesù è contento di te, che non hai commesso nessun peccato mortale. In quel momento c'è stato l'apertura del paradiso nel cuore suo, nel suo cuore, che non dimenticherà mai, come io non dimenticherò mai quando mi sono confessato da Padre Pio, dove veramente un cielo così bello si è aperto dentro di me, mi ha fatto gustare il giudizio, cioè il richiamo del giudizio, il giudizio finale, ma in quel momento lo avvertivo presente, e poi un paradiso incredibile che mi ha lasciato ammutolito, silenzioso, per 6 mesi di seguito, non posso dimenticare. Allora ho capito una cosa, che tutta la mia vita sarebbe trascorsa a ricordare ciò che mi era accaduto, e il suo ricordo mi riempie sempre di silenzio, il paradiso. Guardate allora, distogli da me il tuo sguardo che io posso respirare, perché quando il Signore è contento di noi, e lo sentiamo dentro di noi, quando il Signore ci consola, ci conforta, come quello che ha sottolineato ieri Marcella, malgrado le tribolazioni e le angustie, il Signore ci fa sentire questo pezzettino di paradiso,
per dire vai avanti così, non preoccuparti, vai avanti, perché io sono con te. E tutti quelli che si affidano a me, tutti non saranno delusi, mai. E quella frase del padre, diciamo, quando lei dice che era con padre Pio, era lei come se c'è dato un altro, e gli ha detto, dice, tu fai odore di profumo. L'altro ancora... Profumo, sì, no? Di acido fenico. Sì, no, un odore cattivo, è vero, sì. Io ho sentito l'odore dei gelsomini, era un misto di rose e di gelsomini, proprio nello spiraglio della la porta, quando sono entrato insieme con questo sacerdote, che io non posso dimenticare perché ha un nome stranissimo, Gatto Biggio si chiama. Scusa, noi abbiamo Padre Vitello, Don Vitello, Padre Lupo, no, anche Frate Leone, pensate, no? Padre, e così via. Allora, veramente, sono i segnali, cioè dire, purifica ancora il tuo cuore, lo spirito. All'altro, la penitenza, il mistero della penitenza, della conversione del cuore. Comunque, sono momenti, ecco per quale motivo, in una settimana ho avuto una copertura di tutto il cammino del seminario di preparazione al mio sacerdozio, lì nel maggio, non ricordo il giorno del mese di maggio, del 1968. Lì ho avuto veramente un sigillo di amore da parte di Gesù. Bellissimo. Io sono nata nel 68. 68? Sì. Poi è l'anno delle contestazioni terribili. Andiamo? Fiorente come un olivo che si abbandona in Dio. E Salmo 52. Salmo 52. Forza via. Perché ti vanti del male, o prepotente? Quindi attenzione, attenzione, è un avviso, siccome i prepotenti ce l'abbiamo in mezzo ai piedi, li incontriamo dovunque, nel supermercato, quando andiamo a fare la spesa, i vicini di casa, molte volte, quando tante volte ci sono delle situazioni particolari, incontri o meno, eccetera, noi di questi prepotenti li abbiamo proprio in abbondanza, troppi, ma troppi. Allora, perché ti vanti del male, o prepotente? Noi dobbiamo dirlo interiormente quando incontriamo di questa povera gente. Vediamo un pochino cosa ci suggerisce il salmista. Dio è fedele ogni giorno, tu escogiti insidia. Fedele significa che il Signore protegge, ti amo mio Dio, mia forza, mio baluardo, mia difesa, mia roccia, mio rifugio, mio scudo, mia potente salvezza. Dio è fedele ogni giorno, è Lui che ti custodisce, Lui ti difende, Lui ti sostiene. Dio è fedele ogni giorno. Tu escogi d'insidia, la tua lingua è come lama affilata, o artefice d'inganni. Ingannatore bugiardone. Tu ami il male invece del bene, la menzogna invece della giustizia. Tu ami ogni parola che distrugge, o lingua d'inganno. Capite? Una parola che distrugge. Ecco per quale motivo avere il discernimento di incontrare e di ascoltare questi prepotenti e questi linguacciuti, queste lingue bifide come i serpenti che mordono quando parlano, e tante volte sono tante volte ingannatrici. Lingue ingannatrici che tante volte affascinano ma ingannano, però è sempre così. Perciò Dio ti demolerà per sempre. Ti spezzerà, ti strapparà, ti tradirà. Capite per quale motivo
quando abbiamo un prepotente tra i piedi, dobbiamo pregare per questo prepotente, per la conversione dei peccatori. Per questo la Madonna è venuta ad avvisarci, a dire: dite il Santo Rosario, dite il Santo Rosario, perché molti vanno all'inferno, si dannano per sempre, disperate per sempre. Perché dobbiamo avere accanto a noi un disperato, un futuro candidato all'inferno? Per quale motivo? Allora la nostra preghiera, il Santo Rosario ogni giorno, ci ha indicato niente di meno una preghiera che è fatta di Ave Marie e anche di ricordo del Vangelo. È così efficace da anche chiudere le bocche dell'inferno a chi è prepotente, chi è malvagio, chi è ingannatore, chi seduce, quanti ragazzi sedotti, quanti gente che perde la strada, capite? Questo è il nostro impegno impellente. Qui quelli che sono lontani da Dio, per questo è venuto Gesù a mettersi sulla croce, per recuperare gli smarriti di cuore. Cristo Redentore significa recuperatore. Il Cristo crocifisso è colui che recupera quelli che sono smarriti. E Gesù ce lo dimostra con il Vangelo vivente accanto a sé, il buon ladrone. Il Vangelo della misericordia, il Vangelo di Rosalba, che è venuto. Buona giornata. Niente ci rende tanto simile a Dio quanto l'essere sempre disposti a perdonare. Dio non si stanca mai di perdonarci, ci stringe in un nuovo abbraccio che ci rigenera, perché possiamo riprendere il cammino. Costruiremo la pace solo quando avremo imparato a perdonare. Carissimo Rosario, l'hai detto Rosario ieri? Allora non ti riprovero, continua ancora. E Fatima? Se lo so. Benissimo. Andiamo. 8. I giusti vedranno e avranno timore, e di lui rideranno. Ecco l'uomo che non ha posto Dio come sua fortezza, ma ha confidato nella sua grande ricchezza e si è fatto forte delle sue insidie. Ma io, come... Aspetta, silenzio. Ecco, noi saremo spettatori del disastro dei peccatori, però un triste spettacolo, però che non dobbiamo vederlo, perché dobbiamo salvare questa gente che irride la misericordia di Dio, è lontana da Dio. L'uomo che non ha posto Dio come sua fortezza, ma ha confidato nella sua grande ricchezza e si è fatto forte delle sue insidie. Ecco, rideranno i giusti. Forza, ma io? Come olivo verdeggiante nella casa di Dio, confido nella fedeltà di Dio, in eterno e per sempre. Qual è? In che cosa consiste la fedeltà di Dio? Essere fedeli. Ci difende, ci sostiene dagli assalti del maligno, ma anche ci chiede di andare avanti per chiedere perdono a quelli che rifiutano, voltano le spalle a colui che è misericordioso. È fedele per sempre, ci promette di liberarci, ci richiama anche ad avere misericordia con quelli che irridono Dio. Deus non irridetur. Con Dio non si può scherzare, non possiamo prenderlo in giro. E noi lo prendono in giro quelli che dicono di essere cristiani, ma poi non vivono con coerenza la vita cristiana. Proto Nuccia. Nuccia.
grazie, grazie. Lei mi ha fatto gustare e comprendere le consolazioni del Signore anche in mezzo alla tempesta. Buona giornata a tutti. E la salutiamo. Buona giornata. Annuccia. Salutiamola. Perché ciao. È molto importante che anche nelle tempeste noi troviamo il Signore. E se non fosse così, non sarebbe Dio. E non crediamo, se non crediamo in Dio che ci aiuta nelle tentazioni, Dio ci siamo, che figure ci siamo fatti di Dio. E così andiamo. Maddalena deve chiedere una cosa. Andiamo? Tutti insieme. Voglio renderti grazie in eterno. Spero nel tuo nome perché è buono davanti ai tuoi fedeli. Capita? Ad ogni dono si risponde grazie. Rendere grazie. Lo sapete qual è la traduzione più bella della parola rendere grazie? Qual è la più bella espressione? L'Eucaristia. Eucaristo significa rendimento di grazie. Se noi vogliamo ringraziare il Signore per la vita che ci ha dato, dobbiamo celebrare la Santa Messa, partecipare alla Santa Messa. Se vogliamo ringraziare il Signore per il giorno del nostro anniversario del matrimonio, dobbiamo partecipare alla Santa Messa. Tutto è il livello più alto in cui noi possiamo ringraziare. È nata Miriam, per esempio, voglio ringraziare il Signore. Quando è il secondo anno? Secondo anno, compleanno, le verranno qui a ringraziare il Signore per il dono di Miriam. E chiediamo anche la maternità e la paternità, un'altra paternità, un'altra maternità. Non è così? E noi le chiediamo. Va bene, gloria al Padre, abbiamo detto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fiorente come un olivo, chi si abbandona a Dio. Quando sarò innalzato da terra, pagina è Pasqua. Lettera agli Ebrei, capitolo 12, versetto 14. Accostiamoci al mondo del Dio vivente. Attenzione, quello che diceva Padre Pio. Lo dice. Ciao Daniela, ciao. Benvenuto. Dillo come ti chiami. Alfredo al gelo, no? Allora, adesso ti riscalderai. Dategli la Bibbia. Pasqualina, dagliela qui. Allora, attenzione, guardate, quello che noi adesso mediteremo l'ha detto Padre Pio, ma Padre Pio era così essenziale che quando parlava bastava un'espressione, non c'era bisogno di fare lunghi discorsi. Era quello che diceva e quello ti penetrava profondamente. Come per me quando mi sono inginocchiato per confessarmi e mi sono inginocchiato un pochino distante. Perché avevo paura di... Perché quando mi sono inginocchiato ha preso il cordone del frate, si era messo in ginocchio pronto perché molte volte faceva ton. Allora mi sono inginocchiato distante, poi quando incominciai a confessarmi incominciai a camminare con le ginocchia e mi sono fino a toccare le sue gambe. Allora mi guardò, mi disse: spingimi e mi cadrai addosso. Ma questo mi ha fatto riflettere molto. Quando me l'ha detto dico mi sono ascoltato un pochino.
però mi ha fatto riflettere, veramente sono caduto addosso a Padre Pio e mi ha portato sempre. Ebrei 12:40. Come gli ha detto, spingimi, spingimi. E mi cadrai addosso. Allora, attenzione, stavo dicendo allora l'espressione per comprendere bene questo passo del dodicesima lettera agli ebrei, Padre Pio lo ha sintetizzato in questa espressione potentissima, potentissima, come potente l'altra espressione quando si celebra la Santa Messa, quello che è avvenuto sul Calvario avviene sull'altare. E dice tutto, né più né meno. Il mistero sull'altare, mistero. Invece questo c'è un altro mistero. Quando si celebra la Santa Messa, tutto il paradiso è sull'altare. Tutto il paradiso è sull'altare. E ha detto tutto. Adesso lo stiamo rivedendo in questo dodicesimo capitolo. Come Padre Pio è stato colpito e lo ha espresso in un'espressione sola. È stato colpito dal dodicesimo capitolo dell'Apocalisse, dove parla della Madonna vestita di sole e del drago rosso dalle 7 teste, 10 corna e 7 diademi. Esprime così: se non ci fosse stato San Michele Arcangelo, il demonio mi avrebbe messo sotto i piedi. Perché lì sul dodicesimo capitolo c'è tutta la potenza di San Michele Arcangelo che difende Maria vestita di sole, o difende la Chiesa, o difende noi che siamo, facciamo parte della Chiesa. È la potenza veramente della santità che travolge, non c'è bisogno di lunghi discorsi. Però, ecco, i santi non li possiamo imitare come un sacerdote che voleva fare come Padre Pio, allora, ed era rigoroso come Padre Pio. Quando venne a confessarsi, gli disse: guaglio, stai attento, tu fai il prete normale, perché quello che faccio io tu non lo puoi fare. Il Signore veramente ad ognuno dà un carisma particolare. Non possiamo noi, come dire, scimmiottare più o meno. Dobbiamo di quel sì, 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 dobbiamo seguire Gesù. Come si capisce il carisma? Eh? Il carisma, come si capisce? Meditando, riflettendo e non solamente discernendo ciò che tu ascolti e discerni attraverso il sacramento della confessione, il consiglio del sacerdote, per cui il Signore, per esempio il carisma di Santa Teresa, il carisma, quando leggeva la vita dei santi, giganti, come montagne enorme, dico, mamma mia, chi ci può arrivare di sopra? Dice, ha scoperto la piccola via. Cioè dire, ha capito che le cose grandi diventano grandi nell'amore che metti nelle piccole cose. Anche le piccole cose, se fatte con amore, diventano grandi. Intanto, Padre Tommaso, io voglio rispondere alla domanda di Tiziana. Quello tuo, io ho un carisma, perché io vedo, anche se posso perché lei interviene in alcune parti con la sua memoria, gli ha dato una memoria ferrea per leggere le sue cose a casa, e poi magari esprime un pensiero su quelle e io la vedo che lei già ha la memoria, ce l'ha impressa nella mente, come Giussi, che risponde, e come Giussi, che quello tuo è un carisma. E come tanti altri, come tanti altri, come tanti altri, anche tu. Sì, però io sto memoria così. Ognuno di noi ha un carisma.
come avere silenziosa, mite, umile. Sì, Adele sì. Sei così silenziosa. Si vede la tua santità. Allora sì. Allora Gerlando Mondana scrive: anche noi abbiamo avuto il dono di avere lei, che ci ha spinti a Gesù per mezzo di Maria. Vi voglio bene. Gerlando e Mariucci. E noi preghiamo perché questo inizio di sperimentazione vada avanti e bene, che non sia un effetto placebo. Sì. Sta mandando tanti cuoricini. Sì. Allora andiamo, accostiamoci al monte di Dio vivente. Attenzione, il monte di Dio vivente. Qui c'è spiegato, andiamo, aspetta 10, 12, versetto 14. Cercate la pace. Forza, via. Cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà mai il Signore. Vigilate perché nessuno si privi della grazia di Dio. Capito? Cos'è la grazia di Dio? Il dono che Dio ci ha dato. E il dono che Dio ci ha dato, aspettate, il primo dono che apre, apre tutti i doni conseguenti. Il primo grande dono apre le porte a tanti doni che il Signore ci fa. Allora la grazia è la grazia del battesimale. Nel momento in cui noi riceviamo Cristo, noi riceviamo l'incorporazione in Cristo e in Cristo Gesù tutti i doni di questo mondo, compreso il dono moltiplicato, per dono. Non è meglio mettere dono moltiplicato? No, è meglio, sì o no? Meglio, perché noi comprendiamo meglio che il dono viene moltiplicato. Ma perdono, uno rimane perdono, che significa perdono? Che sia perdono? Un dono moltiplicato. Qual è il dono moltiplicato? È che noi, con i nostri peccati, noi abbiamo dei debiti da scontare. E il Signore ci fa un dono moltiplicato. Quanti peccati noi facciamo? Rancore, risentimenti, odio, dubbi, incertezze, invidie e tutto il resto. Quanti peccati? Peccati di impudicizia, di curiosità, e peccati anche di noncuranza, di negligenza, di omissioni, quanti peccati che dobbiamo scontare. Il peccato è un debito. Allora il Signore ci fa questi doni, un dono moltiplicato. Dalle sue piaghe siamo tutti guariti, dalle piaghe Lui perdona i nostri peccati. Noi non li scondiamo, ma ci affidiamo a Lui, riconoscendo le nostre debolezze, i nostri debiti che abbiamo fatto commettendo peccati di tutti i generi, no? E Lui, il Signore, ci perdona, perché ci condona tutto, diventa Goel, riscattatore. Lui ci riscatta e non dobbiamo più nessun debito nei confronti di Dio. Dove è messo qui nella preghiera che Gesù ci ha insegnato? Padre nostro. E cioè dire: rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. L'uno è debitore dell'altro, perciò nessuno che non perdona, se uno non perdona, non può essere perdonato. Tu intanto perdona quello che ti ha fatto male, altrimenti io non ti posso perdonare. Gesù è così. No, si dice: o Signore ci pensa, ci pensa Signore. Andiamo? Non spunti né cresca in mezzo a voi alcuna radice velenosa che provochi danni e molti ne siano contagiati. Capito?
erbe velenose. Sì. Non vi sia nessun fornicatore o profanatore, come Esaù, che in cambio di una sola pietanza vendette la sua primogenitura. Attenzione, nessun fornicatore, che significa fornicatore? Rapporti sessuali che sono in persone che sono liberi, cioè dire non sono sposati, quelli che commettono peccati con persone non sposate. Pensate i grandi fornicatori che sono i giovani, dando una diseducazione tremenda, terribile, della televisione e dei siti che provocano questi peccati, atti impuri oppure l'impudicizia. Ma la fornicazione significa rapporti sessuali. È così che i ragazzi sono inguidati dentro, capito? Oppure i fidanzati che non sono sposati e hanno rapporti sessuali, sono peccati gravi che devono confessarsi e già si avviano al matrimonio già con la sporcizia nel cuore. Si devono purificare, perché chi commette peccato purtroppo ci sono delle conseguenze gravissime, anche l'inverno. Forza. E voi ben sapete che in seguito, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto. Non trovò infatti spazio per un cambiamento, sebbene glielo richiedesse. Allora non ha ereditato la benedizione. Senti, devi mettere nome e cognome di papà e di mamma di Alessandra. Scusami, sì, guarda, vai a metterlo subito. Perché l'ho registrato, ma mancano i genitori di papà e di mamma. Subito, vai a scrivere. Allora, quindi la mancanza di benedizione, quindi maledizione, significa l'inverno. C'è poco da fare. Perché si è reso indegno Esaù? Perché Giacobbe, a posto di Esaù, ebbe la benedizione? Perché era obbediente a papà e mamma. Guardate quanto è importante l'obbedienza che bisogna avere ai genitori. Intanto c'è la benedizione da parte di Dio e un'eredità che non ha fine, cioè dire il paradiso. La benedizione è anche una lunga vita. Qui guadagniamo un po' di vita più a lungo, se noi abbiamo fiducia e anche venerazione per i nostri genitori, anche se dice il libro di Siracide, nel capitolo terzo, dice così: rispetta tuo padre anche se perde il senno, rispettalo e pregare per questo padre o la madre, insomma. Dice che di essere puliti e arrivare al matrimonio puliti, se cadono la confessione. Signore, devo fare presente. Sì, bravo. Ok, grazie. Forza. Voi infatti non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile, né a fuoco ardente, né a oscurità, tenebra e tempesta, né a squillo di trombe e a suono di parole, mentre quelli che lo udivano scongiuravano Dio di non rivolgere più a loro la parola. Non potevano infatti sopportare quest'ordine.
Se anche una bestia toccherà il monte, sarà lapidata. Lo spettacolo in realtà era così terrificante che Mosè disse: ho paura e tremo. Allora attenzione, voi no, quanto al tempo di Mosè non vi siete accostati a qualcosa di... E dice ora attualmente non vi accostate a qualcosa di tangibile, né un fuoco ardente, né oscurità, tenebre, tempesta, né uno squillo di tromba, solo... Guardate, da una premessa incredibile e dice quando voi partecipate alla Santa Messa non vi accostate a qualcosa di tangibile, un fuoco ardente, né oscurità, né tenebra, tempesta, né a squillo di tromba, al suono di voce, eccetera, eccetera, e dice una lunga tiritea per dire, eccetera, non potevano infatti sopportare quest'ordine. Se anche una bestia toccava il monte sarà lapidata. Lo spettacolo in realtà era così terrificante che Mosè disse: ho paura e tremo. Ora invece vi siete, forza? Accostati. Voi invece vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a migliaia di angeli, alla radunanza festosa e all'assemblea dei primogeniti, i cui nomi sono scritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, mediatore dell'alleanza nuova, e al sangue purificatore, che è più eloquente di quello di Abel. È quello che vi ho detto, Padre Pio ha sintetizzato questo. Quando si celebra la Santa Messa, tutto il paradiso qui descritto è sull'altare. Tutto il paradiso. Capite quando uno partecipa alla Santa Messa che cosa accade? Incomincio a gustare quello che disse Sant'Ambrogio. Cosa disse Sant'Ambrogio? Maria Pia che è venuta proprio accanto a questa tela. Sì, forza leggi. Quando leggo la Divina Scrittura, Dio torna a passeggiare nel paradiso terrestre. Avete sentito sì o no? No. Forza, quando leggo voltati e quando leggo la Divina quando leggo la Divina Scrittura Dio torna a passeggiare nel paradiso terrestre. Cosa stiamo leggendo? La Scrittura, ecco, le parole. E ci dice che cosa accade nella Santa Messa. Che cosa accade nella Santa Messa? Tutti, ve lo ripeto, dice, siamo nell'assemblea dei primogeniti, i cui nomi sono scritti nei cieli, al Dio giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, mediatore dell'alleanza nuova, nel sangue suo prezioso, purificatore che è più eloquente di quello di Abele. Paradiso! Per questo la musica che noi, o il canto che noi sentiamo da Francesco Coppola, è bellissimo, ci fa gustare al paradiso, anche perché è intonato con la parola di Dio. Capite quanto è importante la Santa Messa? E uno, chi è distratto nella Santa Messa? Chi non ha la coscienza di questa percezione grandissimo, questa grande realtà. Visus status gustus in te fallitur, sei d'udito solo in te creditor, perché mi hai detto tu, io so che mi si toglie il velo della mia ignoranza, nell'oscurità vedo questa luce che mi fa vedere, brillare, che cosa avviene sull'altare. Per questo Padre Pio piangeva, soffriva. Letterale, cioè non riescono a trasmettere, perché poi c'è una traduzione, quelle parole vanno tradotte, non tutti capiscono
Spiegate, spiegate. Quindi dico, chi ci sono molti invece che riescono a farlo questo. Io di fatti certe volte giro per la città per trovare quel prete che riesce a riscaldarmi il cuore. Ti sei riscaldato? raffreddarlo. Confesso a Dio onnipotente. Ringraziamo il Signore per questo. Forza. Allora andiamo. Pasquale c'è grazie Pietro, io sono in cammino. Avanti, già vado alle nove. Sì, no, Giovanni, io sì, siamo al trattamento con Pietro. Andiamo. Forse. Chi l'hai? Pietro. C'è Piuzza. Maria Luisa. Lo spettacolo in realtà, vuoi questo? 25. 25, 25. Versetto 25. Ah, 25. Perciò guardatevi bene del rifiutare colui che parla, perché se quelli non trovarono scampo per avere rifiutato colui che proferiva oracoli sulla terra, a maggior ragione non troveremo scampo noi se volteremo le spalle a colui che parla dei cieli. A colui che parla dei cieli.
Se quelli che hanno visto tutte le cose meravigliose sul Monte Sinai, questi folgori, questo splendore, questa magnificenza della manifestazione a Mosè, e non si sono salvati perché hanno trasgredito la parola di Dio, ci potremo noi scampare se noi voltiamo le spalle a colui il quale parla dai cieli, che parla dai cieli? Quali cieli? Cieli del mistero del sacramento dell'altare, i cieli, questi cieli aperti. Quanto più, dice colui che parla, se quelli che non trovano scampo, non troveranno scampo allora, perché colui che preferiva oracoli sulla terra, a maggior parte ora, a maggior ragione, non troveremo noi scampo, noi, se volteremo le spalle a colui che parla nei segni sacramentali del mistero dell'Eucaristia, della Santa Messa, nei cieli. La sua voce un giorno scosse la terra, adesso invece ha fatto questa promessa. Ancora una volta io scuoterò non solo la terra, ma anche il cielo. Capito? Anche il cielo. Si apre il cielo sull'altare, si apre, significa scuote il mondo attraverso questa sua parola. Da questa espressione è uscito fuori l'aforisma di Padre Pio, grande intuitivo. La terra, attenzione perché vi parla di cielo, cielo, il cielo aperto sull'altare, perché la Santa Messa è il gesto più alto che esiste nella storia. Per quale motivo? E dice così il motivo. E dice un qualcosa di iperbolico, qualcosa di quasi impossibile. Dice così: la terra potrebbe esistere senza il sole, ma non esisterebbe senza la Santa Messa. Scomparirebbe il mondo senza la Santa Messa. Quindi la Santa Messa è questa apertura del cielo. Ancora una volta io scuoterò non solo la terra, ma anche il cielo aperto sull'altare del Signore. Quando dice ancora una volta, vuole indicare che le cose scosse in quanto create sono destinate a passare, mentre rimarranno intatte quelle che non subiscono scosse. Cioè dire il cielo aperto sull'altare. E noi poi, ecco per quale motivo l'espressione alla fine dopo il Padre Nostro, c'è l'espressione bellissima: beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. E quel banchetto del paradiso che noi abbiamo pregustato sull'altare, questo è un banchetto, ma che noi abbiamo pregustato quello che noi avremo in paradiso. Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello, saremo lì invitati a una celebrazione eucaristica non più con i segni sacramentali, ma con la presenza di Cristo, del Padre e dello Spirito Santo. Ci sarà il momento più grande. Questo cielo che noi godremo per tutta l'eternità. Capite, significa quando uno va all'inferno, ha perduto tutto, ha perduto il paradiso. Capite l'espressione allora, come la Santa Messa e questo cielo aperto sull'altare. Allora ancora vediamo. Perciò noi che possediamo un regno incrollabile, conserviamo questa grazia, mediante la quale rendiamo culto in maniera gradita a Dio con riverenza e timore. Rendiamo culto il più alto di tutti, il culmine di tutta la liturgia, di tutto il cammino
il cammino del cristiano è l'Eucaristia, è Gesù, è la Santa Messa. Perché il nostro Dio è un fuoco divorante, divora. Ecco, il calore del nostro carissimo, nostro fratello, ti chiami? Calogio. Alfredo. Marcello. Alfredo. Alfredo. Alfredo al gelo, no. Capito? Allora, aspettiamo. Dobbiamo finire. Aspettate. Gerlando. No, dall'altra parte. Sì, sì, sì. Maria Fiore è di Raffadali. Buongiorno a tutti. È bellissimo, è molto sconvolgente, coinvolgente il momento in cui il Signore si manifesta facendoci commuovere per il mistero della passione di Gesù che si rinnova ad ogni consacrazione. Grazie, e ci trasmette in pienezza. Grazie Sandra, grazie Nono, grazie Maria Fiore. Sandra Vitale, Gesù si chiama anche Dio? È una domanda, Gesù si chiama anche Dio? Si può... Ancora non ha capito nulla la nostra Sandra. Allora, Dio è la natura divina, Dio è natura divina come è? La natura umana che partecipa, di cui noi partecipiamo. Siamo 8 miliardi di persone che ha un'unica natura umana divisa, condivisa in 8 miliardi di persone. Dio è la natura divina condivisa nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Non so se è chiaro. Allora la natura divina appartiene a Gesù, la natura divina appartiene al Padre, la natura divina appartiene allo Spirito Santo. Sono 3 persone diverse, Padre, Figlio e Spirito Santo. Così 8 miliardi di persone diverse che hanno tutti la stessa natura umana, abbiamo tutti la stessa natura umana. Hai capito? Se hai capito, rispondi. Posso leggere una cosa così? Oggi la messa ce la possiamo dire. Sì, sì. Giunse il momento. Aspetta, alzati. Sì. Traccio da testimonianza di Caterina della Santa Messa, che parla la Madonna. Diciamo. E quindi. Sì, voltati. Voltati. Verso tutti. Giunse il momento finale del prefazio. Quando l'assemblea cominciò a dire santo, 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 e in questo momento giunge il momento della consacrazione, disse Nostra Signora, la nostra mamma, sono tutti santi e beati del cielo e fra di essi vi sono anche le anime dei vostri familiari che godono già la bella presenza di Dio. E la Madonna dice, ti colpisce il fatto di vedermi un poco più indietro del Monsignore, perché la Madonna durante la messa sta dietro il sacerdote. Ma così deve essere. Per quanto mi ami, figlio mio, non mi ha dato la dignità che dà un sacerdote di poterlo portare quotidianamente fra le mie mani, come lo fanno le mani sacerdotali. Il filmato è bello comunque, puoi aiutare? Sì. Comunque cielo, il cielo, c'è tutto il cielo. Il responsorio. Il popolo di Israele, all'udire la voce in mezzo alle tenebre, mentre il monte era tutto in fiamme, si avvicinò a Mosè e disse, ecco il Signore nostro Dio, la sua gloria, la sua grandezza. Voi vi siete ora accostate al monte di Sion e alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste. Ecco il Signore nostro Dio ci ha mostrato la sua gloria e la sua grandezza. Benissimo. La seconda lettura è Maria Piuccia. È venuta da Torino per fare la seconda lettura.
Giovanna, non trascurare la seconda lettura. Per gustare ancora meglio, come ha detto Tiziana, la messa, quando viene celebrata la messa, c'è anche la presenza tra i santi, tra i grandi, anche dei nostri cari che non ci sono più. Sì, ha detto pure. Ok, allora niente, lo volevo sottolineare perché per molti può essere importante visualizzare la presenza dei propri cari. Sì, sì. Guardate che bello quello che ha fatto Katia nel cimitero dove è stata sepolta qualche mese fa la mamma sua Letizia, ha messo così nella sua tomba: io non muoio ma entro nella vita. Grazie Catiuccia, perché è una testimonianza di fede che abbiamo letto qui con Caterina. Sì, è così. I nostri santi, le nostre mamme, la morte non spezza il rapporto, guarda che bello, fallo vedere. Bellissimo. Tutti lo dovremmo scrivere nelle nostre tombe. Eppure quello della San Michele Arcangelo Trombettiere. La sorte. Sì, porta, sì. Allora, dai trattati su Giovanni di Sant'Agostino, vescovo. Sentito, siccome giustamente siamo alle 9:30, no, lasciamo stare. Però fatelo anche voi a casa, perché è molto importante.